iniziative di questo tipo. Ovviamente, ovviamente, perché poi c'è il presidio, no, delle proprie posizioni E e la difesa delle stesse, che poi è quello che blocca tutto. certo, perché poi la difesa della propria posizione comporta la difesa anche della posizione dell'altro e di Certo. quell'altro e di quell'altro ancora. Ovviamente. Senatore, da ultimo, mentre la ringrazio per la sua disponibilità e chiarezza, perché stiamo spiegando molte cose, le chiedo, in un momento in cui si è blindati a difesa dell'euro, le ultime vicende, i lavori dei potentati politici continentali lo dimostrano, con le iniziative che hanno prese, con quelle che vorranno prendere, sempre che andranno a buon fine. Berlusconi dice, che uscire dall'euro non sarebbe una bestemmia e che tornare alla lira potrebbe essere una perdita di ricchezza. Dice, ma io non arrivo a capirlo. Come fa a non capirlo? Mi chiedo io, uomo della strada, Guardi, senatore. io credo che Berlusconi, come homo economicus, sia di gran lunga uno dei migliori che abbiamo a disposizione, quindi lo capisce sicuramente. Credo che Berlusconi faccia questo ragionamento e non è un caso se lo fa alla vigilia dell'incontro, diciamo, abbastanza decisivo di fine mese in Europa e alla Sì. vigilia dell'incontro fra Italia, Francia, Spagna, qui a Roma. Proprio per mettere pressione sulla Germania nei confronti di politiche di sviluppo che diciamo, la Germania non vuole fare per la sua vecchia politica monetarista, perché politica di sviluppo oggi in Europa vorrebbe dire la necessità di mettere liquidità nel sistema e quindi il pericolo, qualora le materie prime non si tenessero sotto controllo, di generare inflazione. Questo è Quindi il timore della Germania. Esatto, è un Berlusconi che ringhia alla Merkel, ma che non ha in animo assolutamente di poter nemmeno al suo impegno con il governo no, Monti. perché quello che si sta tentando di costruire attraverso il fiscal compact, il monitoraggio europeo, eccetera, un sistema, diciamo, che attenui gli effetti dei paesi che hanno grande debito pubblico come il nostro, Sì. perché una parte potrebbe essere, diciamo, garantito in sede comunitaria e con interessi molto più bassi, e quindi quello sarebbe una fase in cui si potrebbero liberare risorse, ma giustamente, secondo me, giustamente, l'Europa ci chiede poi garanzie sui comportamenti. È ovvio. Allora, se noi diciamo, noi dobbiamo invece trarre esempio e lezione, noi non dobbiamo essere lamentosi più di tanto nei confronti dell'Europa, noi dobbiamo fare questa rivisitazione della spesa perché è l'unica che ci consente, come dire, di essere competitivi nel quadro europeo pur nelle difficoltà attuali. Io credo che noi siamo di fronte a delle responsabilità come popolo e come nazione nei Certo. confronti degli altri paesi europei e a queste dobbiamo fare fronte. Dobbiamo essere capaci di attuare queste politiche. È Certo. una cosa che in passato non abbiamo mai affrontato, perché in situazioni analoghe noi avevamo le nostre belle svalutazioni competitive. Quindi stampavamo la nostra lira, la nostra moneta e non ci preoccupavamo di migliorare l'efficienza del nostro sistema statale, del nostro sistema produttivo. Oggi abbiamo questa necessità, dobbiamo fare di necessità virtù e andare avanti. Questo è il tema. Peraltro la Merkel Certamente, non perde proprio mai. per le cose che dicevo prima, Sì. non si fa in 2 minuti, quindi ci vogliono delle politiche che per impedire che si faccia retromarcia verso questa direzione ci aiutino un pochino e ci diano un pochino di tempo, ma che accompagnate da monitoraggi che verifichino che noi effettivamente stiamo andando in questa direzione. Certo, senatore, in ambito di spending review, l'avvento di Bondi è una risorsa? Guardi, io sono molto franco con lei. Quando ho letto il decreto mi è sembrata un'autentica fesseria, nel senso che il decreto si limitava,
semplicemente agli acquisti di beni e servizi. La solita, quando l'ho letto, la solita, è una grande delusione, perché la Consip ormai c'è da 10 anni, noi su beni e servizi sono solo gli annunci, ma non riusciremo a fare niente. Se non ridurremo realmente i centri di spesa, mi sembra che adesso però la Presidenza del Consiglio stia elaborando tutta una serie di iniziative in questa direzione. Vediamo come usciranno le prossime disposizioni legislative. Allora, se andremo verso un'autentica riduzione dei centri di spesa, secondo me si potrebbe essere una risposta. Staremo a vedere. Intanto grazie a lei, grazie a lei senatore, e buon lavoro. Grazie ad Angelo Maria Cicolani, senatore del Popolo della Libertà. Radio Città, il programma della Capitale.